Siamo al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove si è appena conclusa la presentazione del libro di Alberto Dolfin con Marco Dolfin, Iron Mark, che parla della vita appunto di Marco Dolfin, che è qui al mio fianco, chirurgo e atleta paralimpico. E la copertina appunto è molto particolare perché metà parla del tuo lavoro e metà parla della tua vita da atleta, metà chirurgo e metà atleta. Quindi ti vorrei chiedere quanto della tua vita da chirurgo c'è nel libro e quanto invece c'è della vita di atleta. E sicuramente c'è tanto di tutti e due, perché sono due fette molto grosse della mia vita, si incastrano a volte un po' a fatica, però è sempre una giornata volta a cercare di fare il meglio in tutte e due le condizioni. E sicuramente per il tipo di lavoro che è, prende molte energie fisiche e mentali, e sicuramente ha comunque un po' di priorità anche rispetto allo sport. Poi quando finalmente appunto ci possiamo concentrare sulle cose un pochettino più magari tranquille, ecco, allora ci dedichiamo al lato sportivo ed è lì che cerco di incastrare, o in qualche modo ho cercato di incastrare col mio allenatore Alessandro Pezzani un po' tutti i vari allenamenti per cercare di insomma fare qualcosa di bello anche da un punto di vista di soddisfazione personale. Quindi sono tutti giorni molto tesi, ogni tanto la parte del nuoto soccombe un po' a favore di quella lavorativa. Diciamo che ci manca un po' la terza fetta, che è quella della famiglia, perché comunque sicuramente è il terzo componente principale e che in qualche modo lega i due aspetti. L'aspetto familiare che però è presente dall'autore, il coautore del libro, che è tuo fratello Alberto, giornalista di testata importante come la Stampa e il Corriere, dello sport che ti ha seguito anche a livello professionale alle Paralimpiadi e non solo. Allora, com'è stato scrivere questo libro con un parente così stretto come Alberto? Faticoso, perché conosci mio fratello, ogni tanto è faticoso, è molto appassionato, però ho fatto un po' di riletture, correzioni. Sicuramente nel momento in cui scegli di metterti in gioco, metti tanto sul piatto di tuo, in qualche modo vuoi che sia raccontato in un certo modo, quindi ci tieni a far passare determinati messaggi. Quindi è stato un lavoro molto stretto, durato qualche mese, e non rimpiango quel momento, però sicuramente insomma siamo soddisfatti del risultato finale. Quindi il fatto di raccontare un po' quello che mi è capitato, spero serva appunto come spunto, come a me è servito sapere e conoscere altre storie. Ecco, anche un titolo molto di impatto che è Iron Mark. Come è nata l'idea di questo titolo e perché insomma l'avete scelto? È nata un po' per caso, perché in realtà quando dopo le Paralimpiadi è venuto un po' in auge un po' quello che è stato il mio percorso e quello che mi era capitato, su qualche giornale è comparsa addirittura insomma questo accostamento con i supereroi, e quindi c'era un Iron Man gigante. Allora è nato di lì un po' il gioco di parole e si arriva facilmente ad Iron Mark, quindi nulla ecco di sensazionalistico, però in qualche modo ci piaceva prenderci un po' in giro, quindi di lì è nata un po' insomma la combo di fattori, e questa foto fatta da Mauro Guglietto, che sicuramente rispecchia bene quelli che sono i miei due aspetti fondamentali, ecco. Hai citato un altro collega molto noto, insomma, che segue l'ambito paralimpico sportivo. Ecco, chiuderei invece parlando dei tuoi progetti futuri, ovviamente non raccontando troppo di quello che c'è nel libro, sperando di stimolare, insomma, alla lettura. E cosa farai, quali sono i tuoi obiettivi per il futuro sportivo e non solo? So che c'è stato il nuoto che ti ha permesso di partecipare a Rio 2016. Cosa ci sarà nel tuo futuro? Sì, in qualche modo ho visto che stavo invecchiando, quindi dovevo allenarmi sempre di più per cercare di mantenere quei tempi, ma non arrivavano tanti miglioramenti, allora ho cercato un po' altri stimoli, altri obiettivi, e mi sono un po' allargato su quello che è il percorso del paratriathlon. Quindi oltre al nuoto, fatto però questa volta con lo stile libero e in acque libere, abbiamo integrato anche quella che è la disciplina dell'handbike e della carrozzina olimpica. Un rimettersi un po' in gioco, però in qualche modo insomma allargare un po' anche i vari orizzonti, in maniera tale che così anche con gli altri sport in qualche modo cerco di allargare un po' il campo, divertirmi, giro abbastanza, però al momento ecco,
abbiamo iniziato l'anno scorso, quindi piano piano, un pezzettino alla volta, andiamo avanti. Grazie mille Marco, e complimenti e bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e buon salone.